Buongiorno e bentrovati. Oggi vedremo con questo breve video come poter connettere in tempo reale Fiuto Beta con la piattaforma TWS di Interactive Broker. TWS sta per Trade Workstation. Come primo passaggio dobbiamo chiaramente aprire la nostra piattaforma di trading di IB, che può essere, utilizzo la nuova versione Mosaico, ma può essere anche la classica. Dovete semplicemente andare in Global Configuration che trovate o nel menu file oppure in impostazioni se avete la versione precedente. Andate alla sezione API, lo aprite qui con il menu a parte oppure selezionate Settings e ci cliccate su Settings e impostate la finestra esattamente come la vedete qui a video. Quindi sostanzialmente va disabilitata la seconda voce e abilitata la prima. Ok? Una volta configurata esattamente così, date applica e poi ok. A questo punto possiamo avviare Fiuto Beta, dare la modalità online, inserire il nostro indirizzo mail. Nella finestra di scelta provider che vi uscirà, dovete andare a selezionare Provider Interactive Broker Trade Workstation. Per chi non avesse questa scelta abilitata, basta inviare una mail a info@playoption.it e in maniera gratuita e velocissima sarete subito attivati. Quindi ritorniamo noi, selezioniamo Provider Interactive Broker e diamo ok. La finestra dei parametri che vi imposta Fiuto Beta va benissimo, quindi quella che vi propone date pure ok. Automaticamente la vostra piattaforma di Interactive Broker vi chiede: vuoi accettare la connessione? Sì. E qui arriviamo su Fiuto Beta, non carichiamo la sessione precedente. Ad esempio, andiamoci a prendere il DJ Eurostox. Aggiorniamo il grafico se volete, io lo faccio perché ci metterebbe un po' di tempo e poi andiamo sul tab opzioni, potete fare aggiorna opzioni. Diciamo che vogliamo connettere in tempo reale circa un'opzione ATM più o meno di giù di lì. Adesso se non sbaglio in questo istante lo stocks ci batte 2624, quindi possiamo connettere uno 2006 call e uno 2006 put per vedere proprio come fare. Diciamo che vogliamo fare long e long. Ecco qua, vedete, avete il bottone real time. A questo punto non vi basta che cliccare, selezionare attiva e dare ok. Vedete, eccolo qua, connesso in tempo reale, spia verde e dati in push. Stessa cosa anche per l'altra opzione. Quindi iniziamo la nostra simulazione a 9.7 e a 33.2. Vedete? E vedete in push esattamente come una piattaforma di trading aggiornata in tempo reale tutti i prezzi che vengono scambiati. Possiamo farlo anche con il sottostante, vedete, attiva e ok. Automaticamente anche il nostro pallino al primo tick, vedete, si è spostato. Io avevo un dato vecchio sui 2005 e si è spostato qui. Quindi avrete sempre a disposizione in tempo reale anche il vostro Act Now all'interno del payoff. Questo è quanto. Vi ringrazio e alla prossima.